modo. Ma stuprare il bambino è un reato, eh? È un reato. È grave. E quando quel reato, e quando la definizione di quel reato è all'interno dell'ideologia, è all'interno del pensiero, cosa ci troviamo noi? Ci troviamo, per esempio, come l'altro giorno, cosa ci abbiamo dall'altro giorno? Abbiamo un Wojtyla che supplica. Cosa supplica Wojtyla? Abbiamo stuprato bambini, cazzo. Abbiamo stuprato bambini, ma io vi prego, non infierite su di noi. Cosa dice Wojtyla? Il Papa ha rinnovato ieri la sua solidarietà a tutte le vittime dei preti pedofili. Sto stronzo! Perché uno stronzo ha rinnovato la solidarietà a tutte le vittime dei preti pedofili. Non ha cacciato i preti. Non ha detto sono dei vermi. Non ha detto non dovevano fare questo. Non ha detto questo è un'offesa alla religione. Sono solidale rispetto alle vittime. Questa è una porcata. Questa è un'infamia. È come se lui dicesse, sì, che ha sbagliato, i poveracci. Però, insomma, tant'è che a un certo punto dice, di pregare, e preti pedofili, ed ha chiesto di pregare per i religiosi colpevoli di abusi sessuali perché riconoscano la natura maligna delle loro azioni e chiedano perdono. Ma vi rendete conto? Non li ha cacciati. Perché? Perché non può cacciarli. Perché hanno imitato il Gesù di Nazareth. Hanno imitato quello che faceva, scritto da Marco nei suoi Vangeli, col ragazzino nudo che è scappato via al momento dell'arresto. Non può cacciarli, perché hanno vissuto ad imitazione di Cristo. Però si sta accorgendo che il sistema sociale in cui viviamo, questi qua li chiama reati, comincia a passare degli arresti. Magari non tutti li vedono, magari non tutte le polizie sono attenti a queste cose, magari non tutti intervengono, però sono attenti a queste cose. Ogni tanto ne vengono prese qualcuno. In America, in Australia, in Germania, in Austria, la Chiesa Cattolica è sputtanata, in Francia pure, in Belgio, in Italia anche se si fa nascondere, se non si indaga, si fa finta di non vedere, o comunque non si ritiene in dovere di indagare. Però vi assicuro che quando io tengo una conferenza c'è la Digos, quando io tengo la conferenza alla Fiera di Vicenza c'era la Digos. Nella mia ideologia, nel mio pensiero, non c'è la commissione di nessun reato. Mentre invece nel pensiero cristiano, nel pensiero cattolico, che c'è la commissione dei reati, la Polizia di Stato non vede, pensa di non vedere, pensa che non valga la pena di vedere, pensa che non sia giusto indagare o che non ci siano gli elementi per indagare. Riflettiamoci, eh. Riflettiamoci perché le cose cambiano lentamente, è chiaro che le cose cambieranno, non si può cambiare le persone, il modo di vivere, il modo di vedere immediatamente, però le cose sono in modificazione. Ciò che è successo in America, negli Stati Uniti, nel Canada, in Inghilterra stessa, in Francia, in Belgio, è un movimento di attenzione che sta nascendo su questo tipo di cose. Quando l'assicurazione viene a dirti pronto? Quando un'assicurazione viene a dirti, guarda che tu e tuo figlio lo gastuprai i preti, ma ti sapevi che erano cattolici? Dovevi essere attenta? Come non ti sapevi che erano cattolici? Cioè, ragazzi, mettiamoci in testa, le cose stanno cambiando. Naturalmente non è possibile che tu. Quando i poliziotti non credono che i preti, dice l'articolista, i poliziotti non credono che i preti abbiano stuprato i bambini, che abbiano fatto tutta questa violenza, cioè, cioè, i poliziotti erano cattolici o erano cristiani o comunque vedevano il cristianesimo in un certo modo. Vi ricordate i processi per stupro 20 anni fa, quando praticamente sotto processo era la persona stuprata? Non dimentichiamoci queste cose. Esistono dei cambiamenti, esistono delle modificazioni che devono avanzare. Sì, pronto? Pronto? Sì? Si vergogni? Non si vergogna? Parlare in quella maniera? Lei dovrebbe pigliare il telefono, rivolgersi a Wojtyla e ai suoi preti e dire: voi dovete cacciare via i preti pedofili.
voi dovete cacciare via dal vostro pensiero, dalla vostra religione, un Gesù di Nazareth che stupra bambini. Questo dovrebbe fare, ma ha paura. Non hanno avuto paura invece 500.000 persone in Austria che hanno detto la Chiesa siamo noi. Groer non deve stuprare bambini. Sì, pronto? Pronto, ciao Claudio, ciao. Su Cesarina. Senti, dimmi. Una domenica, sentendo la Bibbia che leggeva da Laura e Ivano, che parlava di tutte le robe che mandava Dio a chi, così, come, sai, la Bibbia, quando che... Sì? Ecco. Mi sono venuta fuori, ho fatto questa domanda. E la gente, il popolo, la carne da canone, dico mi no, perché anche sto profeta che diceva di Dio, sto Dio, che parla la Bibbia, adesso non mi ricordo esattamente, insomma. E questo qua che mandava, diceva la gente, teneva la gente, insomma, che se ne fa così, Dio che manda questo, quello. E ora mi dico, adesso magari che se ne rivoltemo o fumo sciopero o qualcosa. A quel tempo la gente che si sentiva dire così, dico, ma quante bestemmie è tirata? E la bestemmia quanto vecchia sia? Quanto Dio? Dio, Claudio, sì. Me domanda. Certo. E ora dicevo, ma è ora la bestemmia, quando sei che è venuta fuori? Quando qualcuno ha imposto un Dio sopra le persone, qualunque esso sia. Ti vedi che viene fuori sempre, perché di me mi fate queste domande, no? Queste qua che dice che te vergogni, che pensa solo a un momentino, perché se ascolta bene cosa che dice la Bibbia, come che viene... come si dice, trattare la gente, come noi altri adesso, i grandi, sempre il potere che schiaccia, sempre i forti che schiaccia i deboli, perché tu servo devi fare il servo, tu questo. E ora dico, ma questi qua, la bestemmia è ora nuova, è nuova? No, non è nuova. È vecchia? Certo. Ecco, mi volevo soltanto a dire questo, Claudio. Grazie, Claudio. Signorina. Ciao. Sì? Ehi, Claudio, da Paolo. Ciao, da Paolo. Ciao, ho sentito prima la storietta lì e io avrei una cassetta, dovresti prendere il film dell'Ombra del Lupo sugli Inuit. Meraviglioso. Non so se l'hai visto. No, non l'ho visto, ma ne ho sentito parlare. Cioè, ecco, visto l'Ombra in... del Lupo io l'ho registrata, l'ho prestata a mio figlio, è meraviglioso quel film. Comunque, un'altra cosa, stai toccando dei puntini molto delicati e quindi è tempo che anche tu ti penta a un certo punto. Non dico metterti il capo del telefono intorno al collo, ma insomma, abbi pazienza, non puoi toccare certi punti delicati così, Claudio. Sono troppo raffinati, capisci? Vai a toccare delle ferite scomode. Non puoi tirarmi, addirittura gli accalappi anche con le leggi, con queste ultime leggi che veramente ti fanno capire qualcosa anche di quell'ordume che c'è sotto. Però è troppo, capisci? Stai attento, Claudio, mi raccomando. Ciao, ti saluto. Ciao Giampaolo, ciao. Pronto? Pronto, buongiorno, sono Claudio. Veloce. Sono veloce. Io voglio parlare dei ricchi di Gesù Cristo. No, ragazzi, ciao. Come? Pronto? Guarda, il falso di Sposini, due casini. Mamma mia. Quanta pazienza che vuoi con la gente, eh? Quanta pazienza che vuoi con le persone. Allora, pronto? 3-3-1-7-1. Allora, sì? Sì? Sì, ciao, sono Marco. Ciao Marco. Ciao. Mi credo che ti capi veramente dei grossi problemi a capire anche qualche se la tua direzione nella vita. Perché secondo me più cristiano di te, non che se nessuno, perché se farsi e ciapparsi con un'entità che si conosce molto bene. E questo è il tuo grosso problema. Quello di parlare sapendo benissimo di quello che ti parli.
cioè la tua difficoltà nell'esprimere quello che te pensi, cioè la tua cristianità, te porta a fare strada. Ma stai sparando cazzate, comunque auguri. Non credo. Auguri. No, visto che auguri. Quando che ti te parli, te lasci parlare anche gli altri, sennò dipende, non è davvero. Quando i gran infilavano i ferri roventi a Giordano Bruno, non li lasciavano parlare. Li infilavano ferri roventi, e fino a ieri, fino ad oggi. Fino a ieri? Sì, fino a qualche giorno fa. Ma quando che te lei... Le minacce e i ricatti, quando avete stuprato bambini da go a tutti gli altri, cioè, quello facevate, c'è problemi. Cioè... guarda che il problema non è che lo facevamo, il problema è che lo fai tu. Il problema ciao, è... Ciao. Bene, il problema grosso qual è? Un attimo. Pronto? Oh, dai. Allora... vediamo un attimino. Wojtyla contro Spock. Chi è Spock? Spock era un pedagogo. Era un pedagogo che per la prima volta nella storia, o comunque contemporaneo ad altri pedagoghi, ha detto: le persone non sono bestiame da allevamento. I bambini non sono bestiame da allevare. Perché Spock, Wojtyla c'era con Spock? Perché se i bambini diventano soggetti di diritto costituzionale, non può più metterli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Non potendo più metterli in ginocchio, chiaramente perde il condizionamento educazionale su cui si basa la sua forza. Pronto? Dimmi. Madonna. Pronto? Ancora. Wojtyla ha in odio qualunque cosa porta le persone deboli, le persone che non sono in grado di difendersi, a diventare soggetti di diritto. Questo è il cattolicesimo. Cioè, tutte le volte che abbiamo costruito nella storia dei diritti sociali e dei diritti che siano uguali per tutti, il nemico da combattere è sempre stata la Chiesa Cattolica. E fin tanto che questa istituzione non comincerà ad obbedire a quello che è stato il concordato, cioè a restringere la sua azione all'interno della fede, ma tenta di devastare l'intero patrimonio sociale, purtroppo. Pronto? Pronto? Ancora. Vabbè, e come solito siamo all'assalto, cioè noi abbiamo dei personaggi i quali hanno un solo intento, cioè quello di aiutare voi a stuprare bambini. E per stuprare i bambini intendo qualcosa ben più vasta, cioè metterli in ginocchio, costringerli a pregare, costringerli nelle scuole a fare l'ora del catechismo, cioè a fare tutta questa operazione. So benissimo che le cose si sono ristrette, so benissimo che non hanno più questo potere, so benissimo che quello che dico io è estremizzare un concetto di pensiero, un concetto filosofico, che è il concetto cristiano in generale. Questo lo so benissimo. So benissimo che non tutti i preti sono stupratori, ma so benissimo che l'arte dello stupro è arte ideologica del cristianesimo. Questo lo so perfettamente. Adesso qui ho i telefoni che sono... Pronto? Sì? Deca. Dunque, volevo dire una cosa. Riguardo alla trasmissione che è stata fatta, cioè che dovevano fare, no? Sì. Lì sicuramente... quando si parla di stregoneria, roba del genere, no? Sì. C'è la tendenza praticamente a presentare quel tipo di sette di delitti, roba del genere, cioè roba via di testa, no? Sì. Loro praticamente quando hanno sentito il vostro modo di ragionare, no? Che più che altro mi sembra si basa su anche su un pensiero filosofico più che altro, no? Non hanno trovato quel tipo di materiale da diciamo terroristico che loro cercano di diffondere, cioè la paura del diavolo, del demonio e altre cose, no? Di conseguenza a loro non interessava questo, no? Può darsi, sì. Sì, ecco. Poi un'altra cosa, sabato mi sembra, no? Sul giornale, no? Sì. C'era un articolo che parlava del Via col vento di Vaticano, non so se... Sì, c'ho anche questo, sì. Mi sembra, è un libro fatto dal... adesso non mi ricordo il titolo dell'editore, inizia con K. Sì, Caos, edizioni Caos. Caos, lo stesso che ha scritto il famoso libro su Stepinac. Sì, ne ha fatti tanti, cioè ha una linea editoriale di quel tipo, le edizioni sì. Caos, sì. Sì, sì, no.
così, siccome l'ho visto, l'ho letto anche fino in fondo, faceva, spiegava anche più o meno il contenuto del libro. Va bene. Bene, ti ringrazio. Ciao. In effetti la notizia ce l'ho anche questa, soltanto che la ritenevo per oggi, almeno la trasmissione di oggi, secondaria rispetto alle notizie sulla depenalizzazione dei reati e rispetto ad altre. Perché la ritenevo secondaria? Perché in fondo sono truffe all'interno del Vaticano. Pronto? Sì? È la terza volta che ti sbatti sul telefono senza neanche quello che faccia tempo di niente. Cioè, ciappandoti ancora tutti quanti. Dimmi. Mi credo che il problema è che prima non te magari sai esprimere, è solamente il fatto che la gente non sia ancora pronta a capire queste cose qua. Ti deve ciappare con un'entità che sia troppo grossa, e per cui non te puoi non pretendere, non aspettarti che la gente ti assalga, perché se non mai. Ma io non pretendo che la gente non mi assalga, io so che la gente mi assale, non c'è problema, e chiaramente rispondo come posso, insomma, sia buttando sul telefono sia rispondendo a insulti, insomma. Sì, cioè, no, chiaro, nessuno dice queste robe qua. Però se è chiaro che l'argomento è un argomento molto grosso, sfortunatamente noi altri ci troviamo delle volte a dover interpretare delle cose che sono state scritte milioni di anni fa, qua a testa da adesso però. E non te potrei mai riuscire a capire quello che robe che già era stata scritta mille anni fa o cento anni fa, perché a testa tua e a testa della gente adesso sei completamente diversa. Per cui è facile adesso trovare un argomento da contraddire con le idee che abbiamo adesso, perché ovviamente se ti fossi nato mille anni fa non ti appensarissi come adesso. Indubbiamente, sono d'accordo con te su questo. Per cui è abbastanza facile, diciamo, contraddire quello che le idee del mille anni fa, che mille anni fa non sei mille anni, cioè 1,006 milioni di anni, perché basta pensare negli ultimi 30 anni che cambiamento. Sì, non sei milioni di anni, sono semplicemente 2000 anni, 2500 anni. Sì, però tanto per essere chiari, cambiamenti 2500 anni fa, 2500 anni fa, se in tempo, diciamo, reale, se milioni di anni, perché se pensiamo che a 30 anni fa non che c'era neanche una calcolatrice da si ti regala. Il tempo all'interno della biologia, cioè del pensiero umano, non è un tempo lineare. Cioè, no, assolutamente no. Quello che dico è solamente il fatto che è più facile criticare adesso cose assurde scritte mille anni fa, perché abbiamo un'entità completamente diversa. Questo se è normale. Questo sono d'accordo, cioè, io so che sono figlio del mio tempo, cioè, io sono il prodotto di tutti quelli che hanno lavorato per arrivare a questo momento, però, no, senza contestare la cristianità o la cristianità, che non so certo il tipo, ma dico, se è abbastanza strano andarsi a ciappare anche, vuol dire, arrivare ai tempi di Giordano Bruno, che non si è passato certamente mille anni, ma penso che sia roba da criticare in tempi recenti molto più gravi da adesso. Non metto assolutamente in discussione, però vedi, quando io faccio un esempio, no? Prendo delle cose e degli aspetti, non è che prendo quelle cose che gli aspetti anziché altre, li prendo per sottolineare il discorso che sto facendo. Certo. Cioè, io ho un discorso ideologico, cioè un discorso religioso, dogmatico, no? Cioè, io ritengo di essere un integralista pagano, tanto per essere chiari, e sottolineo il mio pensiero con tutta una serie di azioni che sono esplicative. È chiaro che dopo esiste altri milioni di persone, però è importante che quel pensiero sia lineare. Certo. Capito? Vada a essere, diciamo, non solo logico, ma anche far capire, insomma, quello che dico. Va bene. Tu qua, insomma. Ciao a te, Sale. Sì, in effetti, quando purtroppo vengo assalito e abbiamo sempre dei personaggi che assalgono per telefono, vado anche a buttare giù il telefono delle persone che invece, purtroppo, vorrebbero invece chiacchierare o comunque dire magari delle cose diverse. Io chiudo qui la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo. Allora, non è arrivato nessuno, informazioni non ne ho avute, a sto punto metto su un CD e vedo cosa fare. Però non è detto che non ritorni in radio per mettere su altre cose, perché a sto punto io la trasmissione ho finito la giornata, ho materiali per andare avanti altri 6 ore, ma se non arriva nessuno non so come comportarmi. Allora, in questo momento, questa trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, io vi do appuntamento per le ore 19 con, un attimo, scusate, metto un CD un attimino, vediamo se per caso...